mancano poche ore all'esordio TV del nuovo Portobello che, dopo Enzo Tortora, passa nelle mani di Antonella Clerici. L'ex conduttrice della Prova del Cuoco è stata infatti scelta per far rivivere un programma del passato, una delle trasmissioni che hanno fatto la storia della televisione italiana. E, mentre il countdown è ufficialmente iniziato e la tensione nel dietro le quinte sale, Maurizio Costanzo, sul Libero Quotidiano, fa il suo pronostico sul nuovo Portobello, come Fabio Fazio ha riproposto con successo, tempo addietro, rischia tutto di Mike Buongiorno, è giusto provare a mandare in onda un nuovo Portobello, non sarà un'impresa facile meno sottolinea Costanzo, per un solo motivo, le rubriche che erano l'ossatura della trasmissione di Porto, sono diventate tanti programmi, come Agenzia Matrimoniale, Chi l'ha visto? E altri ancora. È a questo punto che il marito di Maria De Filippi ha manifestato tutta la sua fiducia verso la Clerici, Antonella è brava, ha la simpatia della platea televisiva e, quindi, è probabile che vinca la scommessa. Poi Costanzo ha espresso un quesito che forse è anche un suo desiderio, riguardo ai programmi del passato, è da tempo che mi domando perché non torni mai un varietà alla Antonello Falqui o alla Enzo Trapani. L'ho scritto e lo ripeto. Forse non abbiamo più i protagonisti che furono il successo di quelle trasmissioni. Un'affermazione forte, dopo la quale, però, Maurizio Costanzo ha fatto una particolare sottolineatura. Carlo Conti è alla guida di molte prime serate per Rai 1. Non è un caso, è bravo e professionale. Antonella Clerici sarà altrettanto capace alla guida della prima serata del sabato di Rai 1. Non dimentichiamo che la sfida del sabato sera vedrà Portobello contro Tusicu e Vales di Maria De Filippi. Staremo a vedere cosa.